Che cosa stiamo facendo per accelerare la transizione energetica e per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite? Intervista quarta. Chi sono oggi i protagonisti che hanno sviluppato e utilizzano tecnologie che ci accompagnano nella transizione? Vi condurremo nei luoghi in cui ricerca e innovazione sono già diventate tecnologie concrete e vi faremo conoscere le persone che ci lavorano quotidianamente. Qui c'è la prima bioraffineria al mondo, nata dalla conversione di una raffineria tradizionale grazie alla tecnologia Ecofining, di cui Eni è co-licenziataria con la società Honeywell UOP. Davide ha 30 anni e vive ogni giorno questa innovazione in Eni da quando ne aveva 26, subito dopo la laurea in ingegneria chimica. Da 2 anni Davide lavora qui alla bioraffineria di Venezia come assistente di produzione. Davide, che cosa ci puoi raccontare del luogo dove ci troviamo? Ci troviamo nella sala controllo, un po' il cuore degli impianti produttivi. Ogni giorno nella bioraffineria di Venezia vengono lavorate circa 1000 tonnellate di biomasse per produrre una gamma di biocarburanti denominata HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, o oli vegetali idrotrattati. Perché parliamo di biocarburanti e soprattutto che cosa sono? I biocarburanti sono dei carburanti che provengono da materie di origine biogenica, prevalentemente scarti residui come oli di frittura esausti o scarti dell'industria agroalimentare. Subiscono come prima cosa un trattamento chimico-fisico per rimuovere le impurezze come metalli e gomme. Il secondo stadio è la trasformazione chimica che porta alla produzione dei biocarburanti attraverso un processo brevettato Ecofining che sfrutta un catalizzatore particolare e idrogeno. I biocarburanti sono una soluzione già disponibile sul mercato e concreta per ridurre le emissioni del settore dei trasporti. Infatti dal punto di vista chimico sono del tutto simili ai carburanti tradizionali e quindi possono essere utilizzati nei motori esistenti e nelle infrastrutture già disponibili. Raccontaci un po' di più del biocarburante che viene prodotto, l'HVO. Il processo produttivo, grazie alla sua flessibilità, è in grado di trattare diverse cariche biogeniche per produrre HVO diesel, bio-GPL e bio-nafta, che può essere utilizzata nel comparto della chimica. In futuro, grazie a un upgrade degli impianti, saremo in grado anche di produrre biojet, indispensabile per la decarbonizzazione del settore dell'aviazione. In particolare, l'HVO diesel è un carburante premium che può essere utilizzato in purezza e che può contribuire alla decarbonizzazione di quei settori cosiddetti hard to abate, come il settore dei trasporti pesanti e il settore marittimo. Abbiamo detto che questo è un luogo importante che fa da trade union tra passato, presente e futuro. Ma cosa significa essere qui, farne parte, vivere da vicino questa esperienza? La bioraffineria di Venezia è il primo esempio al mondo di conversione di una raffineria tradizionale ed è un esempio di sostenibilità economica, ambientale e sociale, nonché un modello di economia circolare. Mi affascina pensare come un sito con quasi 100 anni di storia stia rendendo disponibile sul mercato prodotti alternativi ai carburanti tradizionali. Cos'è la cosa più bella del tuo lavoro? Poter contribuire ogni giorno a ridurre le emissioni del settore dei trasporti e della mobilità. Un mondo, quello dei biocarburanti, in continua evoluzione. Sono in corso progetti sfidanti per la bioraffineria di Venezia che renderanno possibile ampliare la gamma di prodotti, quali per esempio la produzione di biojet. Qui a Porto Marghera i biocarburanti sono, come ci ha raccontato Davide, una missione di decarbonizzazione. La CO2 generata in fase di combustione dei biocarburanti viene comunque emessa, ma gli oli vegetali provengono da piante che nel corso della loro vita hanno assorbito CO2 dall'atmosfera. Secondo la normativa europea, i biocarburanti generano una riduzione di emissioni rispetto ai carburanti tradizionali, a seconda della materia prima utilizzata. Questo tenendo conto dell'intero ciclo di vita, che comprende tutte le fasi di produzione, trasporto, uso e smaltimento. Nella bioraffineria di Porto Marghera vengono lavorati anche gli oli alimentari esausti,
che provengono dall'industria della ristorazione e anche dalle nostre case, che altrimenti genererebbero un notevole impatto ambientale sulle falde acquifere se non recuperati. Questo luogo affonda le sue radici nella storia di Eni e nella storia della motorizzazione dell'Italia. Oggi qui si sta letteralmente producendo la mobilità del futuro. Let it all go, darling, let it all go. I just need to stop and express my feelings.